anche per oggi. Anche per oggi il sole è stato assai brillante, waking up the sunshine. Ha fatto il suo dovere, ha riscaldato tutti quanti e tutte quante. Io mi metto qui, non dico niente. Mondo Nuovo è il primo singolo dei Ridillo, veramente, perché la prima era una cover di Mina, che era appunto Cartoline. Musicalmente, da dove arriva questa canzone Mondo Nuovo? No, io mi ricordo che tu cantavi Vorremmo tutti un uovo, un po' come fecero i Beatles, cantavamo delle parole a caso, poi è saltata fuori questa frase Mondo Nuovo, esatto, che ci è piaciuta molto, è diventato un po' un manifesto. Ma c'era un riffettino che Claudio aveva accennato con la tromba che ricordava una vecchia pubblicità. Finalmente! A posteriori, Franco Godi, l'autore, disse: siete stati dei bei furboni a citarmi senza incorrere nel plagio. E insomma, è anche un po' il nostro mestiere, no? Siamo, certo, mica nati oggi. Vediamo, sì, perché forse è anche firmato da lui, magari, non mi ricordo neanche più. Gli abbiamo concesso qualcosa. Perché ridillo vuol dire citare, vuol dire anche riprendere delle cose buone e ridirle, ripeterle. Sì, il concetto era quello, e tra l'altro qui mi riferisco a Renzo. Ritmicamente questo non era proprio un funky, o sbaglio? È un reggae, no? Un reggae funky? Funky reggae. Funky reggae. Andiamo, belli, avremo tutti un mondo nuovo, nel mondo nuovo staremo bene, sai. Anche per oggi il sole è stato assai brillante. Ha fatto il suo dovere, ha riscaldato tutti quanti e tutte quante. Anche per oggi... Diciamo che la cosa bella di questa canzone è che parla in modo semplice, col linguaggio anche dei bambini, quindi raccontando, se vuoi, una cosa che va al di là proprio delle religioni. Io mi ricordo che mi ero anche un po' ispirato agli indiani d'America, che non avevano un dio, ma lavoravano sulla madre terra, sulla natura, no? Questa cosa di non prego un solo dio, ma prego tutti gli dei, riappacificatevi, beh, super attuale. Guarda caso, l'ambiente, ancora dopo 20 anni di questa canzone, siamo qui a combattere ogni piccola virgola e forse non impariamo abbastanza. E quindi è effettivamente molto attuale, motivo per cui ristampiamo nuovamente questo disco. Cioè, gli indiani d'America lavoravano su quel disco. Lavoravano? Hanno lavorato molto su quel oggi sono stato assai brillante. Per adesso la tagliamo un pochino così, poi vediamo se...